Buonasera da Casandrino Luigi Di Donato. Mi hanno regalato questo televisore 24 pollici LG, abbastanza nuovo. Accendiamo il televisore e capiamo subito per quale motivo me l'hanno regalato. Purtroppo non ci sono rimedi. Un pannello rotto, quindi 24 pollici, un pannello rotto, praticamente da rottamare. L'ho messo lì da parte in deposito. Oggi che cosa mi è arrivato? Ecco qua, mi è arrivato questo altro LG, stesso modello, sempre 24 pollici, che si vede a metà buio. E metà più illuminato, cioè se vedete la parte superiore è semibuia e il lato inferiore praticamente è illuminato quasi regolarmente. Questo che cosa significa? Significa che praticamente è la retroilluminazione che funziona a metà, nera a metà, come il brano di Pino Daniele. Vabbè, comunque boh, sicuramente state pensando alle stesse cose che sto pensando io. O cambiamo le barre LED, che qua è molto più difficoltoso, che non è tanto semplice con un televisore slim, questo qua, quindi c'è le barre strip LED incollate sui bordi del pannello. Oppure voglio vedere se riusciamo a fare una cosa: prendiamo tutto il pannello, tutta la retroilluminazione, togliamo lo schermo da qua e lo passiamo dall'altra parte, vediamo se possiamo risolvere questo problema. Questa situazione, che cosa vince? E vince che non bisogna mai buttare, mai rottamare, sempre conservare qualcosa che si può sempre tornare utile, va bene? Allora, prima di fare i lavoracci, è meglio che siamo sicuri si tratta dello stesso modello. Qua abbiamo LG24TL510S-PZ, l'altro LG24TN, non è TL ma TL510S-PZ, quindi non è lo stesso modello, però nulla toglie, monta lo stesso pannello. Apriamo e vediamo un po' la situazione. Questo qua è quello là da rottamare con il pannello rotto, quindi per prima cosa togliamo il piedistallo. Questo qua lo posso mettere su eBay, 10-15 euro, quando lo vendiamo. Boh. Mettiamo da parte, apriamo il televisore, vediamo un attimino che tipo di pannello monta. Che poi chiaramente il televisore si deve portare a riserve ecologiche. Se riusciamo a recuperare la retroilluminazione, tutto il cassonetto completo di retroilluminazione, lo passiamo dall'altra parte. Scheda matte e piet, recuperiamo un bel po'. Voglio per aprire questo modello non si toglie lo schienale, ma si toglie la cornice davanti, facendo un po' lilla. Andiamo a vedere il cagnaccio che cosa vuole. Ma che pazienza devo avere, brutta bestia! Mi chiama quando viene qua. Entri, cagnaccio. Che tua figlia viene a lavorare prima di te, via. Vieni, via. Eccola qua, vedi? Allora, stavo dicendo, si toglie la cornice davanti e vediamo il pannello. Ora dobbiamo solo vedere come se monta lo stesso pannello oppure no. A posto, questo è l'interno del televisore. Allora vediamo la scheda madre, ricevitore wifi, cassa, questo è tutto un blocco. Qua posso vedere tutto e recuperare, compreso il ricevitore telecomando qua, e recuperare magari solo il cassonetto con la retroilluminazione per accontentare questo cliente qua, sperando sempre che monta lo stesso pannello, chiaramente. Però comunque devo fare il lavoraccio poi per smontare la cornice e tutto per poter passare il pannello LCD da quel modello a questo modello, che chiaramente non è che posso prendere, lo metto di là e gli do il pannello rotto, oppure magari prendere il pannello di là, passarlo di qua e vede sempre in metà televisore, quindi bisogna comunque invertire gli LCD. Ecco qua, questo qua va tutto su eBay, tutta la situazione qua, mettiamola da parte, a posto. Elettronica completa per televisore LG 24 pollici. Dobbiamo recuperare la retroilluminazione, non le strip LED, non le strisce LED, bensì tutto il cassonetto completo togliendo solo le LCD. Io intanto direi di smontare prima questo qua, così nelle peggiori delle ipotesi che si rompe qualcosa. Il pannello è già rotto. Facciamo un po' di esperienza su questo qua. Tanto qua non abbiamo niente da perdere, là sì invece, perché si vede. Togliamo adesso le vitine che tengono fermo l'elettronica del pannello, che chiaramente devo poi dopo togliere l'LCD. Ripeto, ancora non so se è uguale oppure no il cassonetto. Mannaggia, mi sembra. Eccolo qua. Però anche se non è uguale, dopo venderò cerco di vendere solo il cassonetto con la retroilluminazione. Ma io qua la situazione più delicata è che ci vuole obbligatoriamente l'accrocco, perché noi abbiamo uno spazio millimetrico tra lo chassis qua e la cornice. Sotto, piano piano, piano piano, sono riuscito a togliere
qua. A posto, andiamo a ma mettiamo due ne mettiamo. Perfetto, si toglie, è incollato, porca puttanaccia. Questo qua è rotto, quindi non è tanto un problema. Il problema è l'altro pannello. E qua vedete la bastardata di incollare il pannello con il biadesivo sulla. Non è qua che poi correte il rischio di spaccare tutto. Questo già è rotto, quindi non è un problema. Mettiamolo da parte. A noi quello che interessa è questo qua. Sempre considerando che monta lo stesso. Allo sta. Ho perso l'attacco. Eccolo qua. Lo stesso attacco, lo stesso pannello. Passiamo all'altro televisore. Questo qua, la prima cosa, togliamo la vite che blocca lo schienale sulla scheda madre. Andiamo a smontare. Piano piano con l'accrocco possiamo mollare la cornice, sempre con la massima delicatezza. Qua, su questo modello qua l'accrocco è indispensabile praticamente, non possiamo usare altre cose. Non usate un cacciavite a tagli che vi mangiate la cornice. Okay? E anche sotto qua, che è la parte più difficile, facciamo un po' di leva e chiaramente lo spazio qua è incredibilmente stretto, praticamente non entra nemmeno l'accrocco praticamente. Ecco qua, malappena entra l'accrocco qua in questa zona qua, terribilmente, sembra tutto d'un pezzo praticamente. Eccoci qua, aperto il televisore, fortunatamente monta lo stesso pannello U206BJ1 L2C revisione C8, U206BJ L2C revisione C8, RU. Stesso pannello, però se vogliamo essere sicuri prima di fare il lavoraccio, facciamo una cosa, prendiamo il connettore, passiamolo su questo qua che ho appena tolto da quella con il pannello rotto, vediamo un attimo se la retroilluminazione accende tutto regolarmente. Ecco qua, facciamo il test prima di fare il lavoraccio, perché se poi magari non va, facciamo un lavoraccio inutilmente anche rischiando di rompere il pannello. A posto, accendiamo e vediamo un attimino se possiamo alzare. Ah, a posto. Le fasce nere che vedete sono un conflitto e non è un problema dei filtri, però vedo un piccolo graffio qua, non so se si nota, no, non si nota, vedo qua l'ho visto, dopo cambierò anche il foglio. Perfetto, andiamo a fare il lavoraccio adesso. Andiamo adesso a fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto sull'altro, molto più attenti, chiaramente qua il pannello è intero, quindi non è rotto, quindi bisogna fare la massima attenzione, intanto il cagnaccio. Allora, facendo la massima attenzione, andiamo adesso a smontare la cornice per poter esportare l'RCD. Io qua devo lavorare, bella. Mannaggia. Voglio comunque la massima attenzione quando si toglie questa cornice, che facilmente potete spaccare il pannello. Quindi con la massima calma dovete togliere la cornice che sovrasta l'RCD. Allora, sono riuscito a mollare tutta la cornice. Piano piano, con la massima calma, andiamo a vedere se possiamo togliere l'RCD da sopra al cassonetto qua. Speriamo solo che non è incollato. Ah, questo no, questo non è incollato, meno male. Questo è il pannello buono tra virgolette, questo è quello che accende a metà, ma è solo il lato inferiore, però è pulito, mentre questo qua è un poco graffiato, qua si vede i graffi. Quindi adesso cosa faccio? Vado a invertire pure il pannello polarizzatore, questo qua di filtro, eccolo qua. Facciamo tutto passo passo, andiamo a mettere qua, togliamo questo graffiato, mettiamo quello là pulito, perfetto. Guaiù, sono entrati dei clienti, non ricordo più niente. Non mi ricordo più qual era il pannello buono e quello che accendeva a metà. Mannaggia, amici, adesso mo facciamo una cosa, rimonto un attimino la scheda sul pannello, vediamo un attimino qual è quello là buono. Magari faccio tutti i lavori, monto tutto e monto altro tutti vecchio sul televisore. Ah, ok, apposta. Questo è quello buono, perfetto. Ho messo pure il pannello di foglio di filtro nuovo, cioè nuovo preso dall'altro televisore. Però per sicurezza voglio anche testare l'altro, non vorrei che magari un fatto occasionale, che va bene, poi dopo riuso. Guaiù, che è un manicomio. Ecco qua, questo è quello difettoso, io accendo a metà. Anche mezzo sputtanato qua a fianco, va buono, meglio così, va. Ok, ho riposizionato il pannello LCD nell'apposito alloggio, ce ne serve molta attenzione come sugli altri modelli, però non so se avete notato un particolare. Questo qua, infatti, mi è venuto di dubbio, c'ha l'elettronica del pannello che va sotto e invece il lato dello stampato qua, vabbè, che è doppia facciata, però va sopra, è una cosa insolita. Di solito il lato componente va sempre sopra, qua va sotto, non è che è all'incontrario, ma è proprio montato così. Qua vediamo meglio, vedete? Lato componenti,
va sotto. Ma rimettiamo adesso a posto il pannello nella cornice, primi lato di sotto e poi lato di sopra. A posto. Rimettiamo l'elettronica, ecco qua, nell'apposito alloggio, anche il ricevitore delle comande, questo joystick. Ok. E poi la cosa più importante è il connettorino che va ad alimentare la retro illuminazione. A posto, c'è anche il nastro qua che lo tiene fermo. Passiamo sotto qua, facciamo le cose bello sistemate. Perfetto. Andiamo a rimettere adesso il connettore dell'elettronica del pannello. Guaiù, prima di che esce la forca. Allora, rimontato tutto, vediamo un attimino. Ma già fa una mano i sassafaccini della televisione, che già fa un registro, cameraman, tutto così. Perfetto. Televisore retroilluminato regolarmente. Mastro Giorgi. Dopo vediamo anche cosa è successo dentro questo pannello qua. Questo, 19 euro, solo originale. Questo Originale? facco originale, eccolo qua, vedi, 22 scontato 19. Sì. Ok? Non è possibile che cosa problema E che giù. problema, perdere tempo già aggiustiamo il radiocomando. Trim, 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 Acqua. è acqua. Non aggiusto il radiocomando. Io grande tecnico, solo TV. Solo Boh, dell'uomo, eh? solo TV. E poi c'ho anche due cani, cani di Salvini, vedi, cani di Salvini 1 e cani di Salvini 2. Lì, lì. Interviene, Due. mi vuole far perdere tempo sui radiocomandi. Uno, due. Mangiati. Occhio, pure tu, mangiati pure tu, a babbo. Ma mangiata villa. Ok, grazie. Ciao. Ciao. Io non lo so, si portano a riparare i radiocomandi. E questo disse bene quell'amico sotto i commenti, la cantina di Zio Ciccio. Una volta venne un cliente e disse: ma vale la pena riparare TV? Non è che li comprano nuove, oggi come oggi costano poco. Disse: qual è il problema? Che vi serve? Disse: no, veramente ci avrei questo. E mi fece vedere una radiolina cinese che costava 2 euro. L'amico si voleva far riparare un radiocomando, non lo so, un radiocomando che nuovo costa 15 euro, 16, magari anche c'è quello da 10, addirittura c'è un radiocomando, qua vi faccio vedere. 3,50 euro, 4,33 MHz quarzato, 3,50 euro, non vi dico quando lo compro, vanno abbastanza bene, si portano a riparare i radiocomandi, non lo so. Veramente disse bene quell'amico, hanno scambiato il negozio per la cantina di Zio Ciccio. A posto, a questo punto direi di richiudere tutto e tenere il tesoro un po' in prova. A posto, il tesoro ha ripreso a funzionare regolarmente. Allora, praticamente dal vecchio televisore rottamato, che cosa abbiamo recuperato? Abbiamo recuperato l'elettronica completa, funzionante, il piedistallo e basta. Ah, sì, la retroilluminazione l'abbiamo passata su quest'altro televisore. Signori, questo è tutto. A proposito, se poi qualcuno servono le strisce LED, le strip LED di questo modello, ci sono nel mio negozio eBay. Questo è pure il pannello spaccato qua. Buonanotte. Questo è sempre quello che succede quando sono questi qua slim. Quando si rompe la retroilluminazione su un pannello slim sono sempre problemi. Ok, signori, ci sentiamo nel prossimo video. Cambiamo canale qua, vediamo un po' la situazione. Ho messo 12, dovevo mettere 2, ho messo 12. Canale 9. 2. Ecco qua. Perfetto. Abbiamo sempre l'antenna, quella là da 6 euro che in questo momento sta installata sul negozio qua, che l'ho messa in emergenza sull'insegna fuori. Perfetto. Signori, ci sentiamo nel prossimo video. Guaiù, ora vi faccio notare dei particolari sui pannelli slim. Ecco qua, guardate un attimino cosa succede. Purtroppo questo problema qua non è raro, anche nei 55 pollici, questi televisori con pannello ultra sottile. Spesso quando si rompe la retroilluminazione si danneggia pure il foglio di filtro qua. La barra LED si vende anche nel mio negozio eBay, non è un problema. Però il problema è questo qua, vedete? Purtroppo si può verificare anche una situazione del genere. Quando capite su un 55, un 60, un 50, così, su cazzo, che vi trovate le barre LED nuove,
la giornata persa, il televisore smontato, è la determinazione che purtroppo poi dopo dà dei problemi per via di questa situazione. Ecco, questo è quello che poi scoraggia il tecnico a prendere dei grossi schermi in assistenza slim, queste cose qua, che non nulla toglie dopo si ritrova davanti a una situazione del genere. Ok, signori, quindi quello che resta va su eBay, potrebbe tornare utile a qualcuno. Questo è il piedistallo, l'elettronica complessa, l'altro della rottamare, la retroilluminazione sull'altro televisore. Questa è l'inserzione per quanto riguarda l'elettronica, 38 euro, elettronica completa, perfettamente funzionante. E poi abbiamo il piedistallo, eccolo qua. Ehi. Quando fate le inserzioni, le foto, non dimenticate una cosa importante, fondo bianco, non mettete sul tavolo queste cose qua, fondo bianco che si vede meglio. E tutti i particolari, il modello del televisore, compagnia cantante, tutte le descrizioni, sì, compagnia cantante. Vabbè, signori, io ho finito, vi auguro una buona domenica, tante belle cose, buon weekend. Ciao a tutti, ciao.